15 minuti in gara e già sorgono le prime difficoltà, ma dai re è così, tutto un saliscendi. Un sobe e desce, do início até ao final. Estou no posto de abastecimento de São da Ribeira, o segundo. Sono al secondo checkpoint e mi aspetta la salita detta degli Estanquinhos. È considerata la più dura di tutta la corsa. Vedremo, sono già quasi le 4 del mattino. Dizem os conhecidos que quando está feita a subida dos Estanquinhos, está feita a metade da prova. Vamos ver, são agora quase 4 horas da manhã. L'intera notte è passata a correre e adesso ecco le prime luci dell'alba e lo spettacolare sguardo sui paesaggi di Madeira. Passamos a poco in Encomiada, uno dei punti simbolici. Abbiamo passato Encomiada, uno dei punti simbolici di questa corsa. Corriamo ancora un po' prima di arrivare a questi picchi. Li vedremo fra pochissimo. Na famosa subida dos tubos. E qui siamo al famoso tunnel di risalita, un percorso leggermente inclinato, come potete vedere. Questa subida è durissima, ma vale la pena. Questa è una zona davvero difficile, piena di colline e asperità. La valle è un mare di nuvole. Un mare di nuvole. Acabei de sair do posto de controle do quilômetro 85. Ho appena passato il checkpoint al chilometro 85, è ancora 30 km. È il corpo che mi fa male dappertutto, anche se la mente è molto concentrata. C'è ancora un'ultima salita e poi 25 km fino al traguardo, che raggiungeremo probabilmente solo a notte inoltrata. Probabilmente saranno fatti già di notte. Questa è la fine dell'avventura. Da Porto Moniz a Machico, da un estremo all'altro dell'isola di Madeira, Rodrigo Barbosa per Euronews.